Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi parliamo di Agordo con il sindaco Chissalè. Buonasera. Buonasera a tutti. In questi ultimi mesi c'è stato molto impegno da parte dell'US Dolomiti, dei medici di base, eccetera, per le vaccinazioni, prima ancora per i tamponi e insomma per l'Agordino Agordo è un punto di riferimento importante perché c'è appunto l'area di Pradelink. Sì, noi ci siamo veramente dati da fare, abbiamo supportato e sostenuto le iniziative partite dall'US, mettendo a disposizione il nostro parcheggio di Tamonic, i nostri dipendenti che hanno collaborato in maniera molto fattiva e stiamo anche lavorando tramite gli uffici e con la collaborazione anche degli uffici della parte amministrativa per le prenotazioni dei vaccini. E devo dire che la nostra iniziativa pubblicizzata tramite gli organi di stampa, tramite l'app municipio, tramite il sito del comune e anche tramite la pagina Facebook della nostra lista sta riscuotendo un buon riscontro e ci sono parecchie decine di persone che si appoggiano appunto alla struttura municipale per la prenotazione dei vaccini, quindi il drive-in di Tamonix sta funzionando bene perché la posizione è valida. Abbiamo avuto sicuramente più problemi quest'inverno con tutte le nevicate, e all'epoca c'erano anche code di decine e decine di metri di auto in attesa dei tamponi, ma mi sembra che tutto stia procedendo per il meglio, insomma. Ecco, si può ricominciare a pensare un po' al futuro con diversi progetti. Uno riguarda gli impianti sportivi. Sì, noi crediamo molto nell'impiantistica sportiva e tutto quello che è collegato all'impiantistica sportiva, quindi alle società, agli atleti e a tutte le persone che gravitano attorno allo sport, insomma. Lo sport non conosco, non dico niente di nuovo quando dico l'importanza che ha, i valori che può trasmettere, quindi abbiamo voluto dare in incarico per la copertura delle tribune dello stadio Ivano Dorigo, perché quindi per dare un ulteriore servizio, un'ulteriore opportunità alle discipline che vengono disputate in quell'impianto, quindi sia il calcio che l'atletica leggera, ma in particolare per l'atletica leggera perché abbiamo una pista riconosciuta come valida, quindi, però chi organizza eventi non può andare al di sopra di un certo livello perché non c'è la tribuna coperta, quindi se arriveremo a trovare le risorse per coprire anche la tribuna, ci saranno tutte le condizioni perché ad Agordo insomma ci sia la possibilità di effettuare eventi anche di atletica leggera anche a livello regionale o nazionale e in quella zona lì anche a breve partirà, credo nei prossimi mesi, anche il lavoro inserito nella rigenerazione urbana che abbiamo previsto lungo il torrente Rova per la realizzazione di un parcheggio a servizio degli impianti sportivi per un'ottantina di auto e quattro pullman, quindi tutto il contesto dovrebbe diventare qualcosa di comodo, di fruibile e di bello, insomma, da godere. Ma e per coprire la tribuna, cioè quanti soldi servono? Ci vorranno sui 400 qualcosa mila euro da un primo dato che ci è arrivato, quindi è una cifra importante che non abbiamo, ma contiamo veramente che essendo un'opera sovracomunale ci sia la sensibilità e la giusta attenzione anche da parte di altri enti, anche di chi eventualmente può mettere anche le risorse perché Agordo è l'unico impianto quel tipo là in Agordino è anche uno dei pochi in provincia, insomma, che è una pista di atletica appunto riconosciuta anche dagli addetti ai lavori come molto valida e buona anche a livello degli atleti per eventuali prestazioni importanti. Tra l'altro Agordo fa parte poi dell'asse, futuro asse ciclabile, che parte da Sedico e poi appunto entra nell'Agordino. Sì, e lì proprio nella zona impianti sportivi passerà anche proprio la ciclabile perché quello è ancora un tronco purtroppo non ancora ultimato di una programmazione ormai ultradecennale, ma passa proprio su quelle pertinenze dei vicini e quindi veramente potremo creare
quella zona là, qualcosa di bello, insomma, qualcosa che possa attirare, attrattivo per chi passa, insomma. Ecco, a proposito di biciclette, insomma, a fine mese passa il giro. Passa il giro, siamo onorati e contenti che il Giro d'Italia passi anche per Agordo, c'è anche un traguardo volante nella nostra piazza e quindi abbiamo già lavorato, stiamo lavorando e lavoreremo per farci trovare pronti per dare una bella immagine di Agordo, visto che sarà quel giorno c'è la tappa, una delle tappe più importanti della manifestazione rosa e quindi ci sarà la diretta integrale da quello che mi hanno riferito e quindi vogliamo che tutto quello che di bello c'è da vedere ad Agordo, che tanto possa andare veramente in modo visione. Ecco, e poi sulla piazza ci sono anche altri, chiaramente la piazza diventerà un po' il cuore, no? Magari anche dell'interesse, eccetera, però poi lì ci sono anche progetti di sviluppo post-giro. Sì, noi abbiamo già lavorato con un intervento importante lo scorso anno in piena pandemia e la giornata dopo il giro inizierà anche un nuovo cantiere per la sistemazione appunto dei sanpietrini della piazza, quindi per renderla sempre più bella, sempre più sicura ed eliminare quelle buche, quei dossi che c'erano che creano comunque un brutto colpo d'occhio e anche e soprattutto insicurezza sia per i pedoni che per le auto. Quindi al centro di Agordo ci teniamo particolarmente perché comunque abbiamo una meravigliosa corona di montagne attorno a quel bel prato che è il Broie e dei bei portici e quindi lo vogliamo veramente valorizzare e anche attraverso la pavimentazione, anche attraverso i lavori pubblici passa questa valorizzazione. Ecco, abbiamo parlato delle montagne, dell'ambiente circostante, qualche ferita di vaia si vede ancora in Agordino e anche a Agordo. Sì, i danni provocati dal vento di quella famosa notte di Vaia sono stati tanti. Siamo intervenuti, secondo me, in maniera anche abbastanza rapida e celere, in considerazione che l'emergenza comunque era un'emergenza che interessava tutta la provincia e non solo. Adesso, è in corso d'opera un intervento importante sul Monte Larion, che è un monte che si trova vicino all'azienda Lussottica, andando verso Voltago, e lì, grazie anche a un'azione congiunta e all'indispensabile contributo di Lussottica, abbiamo messo in moto un'importante opera di raccolta degli schianti, quindi per dare nuova dignità a quel pezzo di terra. Migliorare dal punto di vista estetico e paesaggistico l'ambiente, renderlo sicuro per quanto riguarda gli incendi e le malattie fitosanitarie e dopo ci saranno anche interventi di contorno per far sì che il bosco riprenda subito la sua vigoria e che quindi si ritorni a quello splendore che quelle zone hanno, insomma. Ecco, i giorni di vaia sono stati segnati da un livello di emergenza che forse negli ultimi anni non si è mai visto, soprattutto su una scala così larga. In emergenza poi c'è anche tutta la quotidianità del lavoro, spesso dei volontari, tra questi c'è anche il soccorso alpino. E avete un'idea anche per loro. Sì, noi abbiamo in mano un progetto con indagine sismica e tutto, quindi sarebbe anche pronto da appaltare per recuperare un vecchio edificio, una volta adibite a officine dei congelatori meccanici dell'Istituto Minerario, e per fare una nuova sede, una sede dignitosa per il soccorso alpino di Agordo, che il soccorso alpino di Agordo che lavora in 7 comuni della Conca Agordina, quindi tutti i 6 comuni della Conca più Cencenighe, quindi ha un ampio territorio dove lavora. Inoltre c'è già in quell'edificio là c'è già un deposito della Protezione Civile degli Alpini di Agordo e ci sarebbe la possibilità anche di realizzare 2 importanti sale che potrebbero fungere
da COM, qualora ci fossero ancora situazioni come Vaia, e che purtroppo non di quell'entità là, ma sono sempre più frequenti, insomma, perché non dobbiamo dimenticarci che sia nel novembre 2019 che nel dicembre 2020, quindi qualche mese fa abbiamo vissuto situazioni preoccupanti e allarmanti, e quindi c'è sempre più bisogno di essere pronti e di mettere nelle condizioni migliori le associazioni, che dimentichiamo è tutto volontariato. In quelle occasioni là sono sempre pronte e preparate per intervenire a favore della collettività. Ma la sala di coordinamento adesso, appunto, la sala COM, dove La l'avete? sala COM è stata gestita durante Vaia nell'edificio dell'Unione Montana, che però logisticamente non è collocato nel posto più opportuno. Qui, dove abbiamo intenzione di intervenire noi al Molin dei Cotti, invece c'è un ampio piazzale. Quindi c'è la possibilità, anche se arrivano mezzi delle varie associazioni e delle forze di polizia che possono parcheggiare, ci sono dei parcheggi vicini, che anche lì abbiamo anche delle progettualità già pronte, insomma, per poterli migliorare. Quindi ci sono veramente le condizioni, là ci sarebbero veramente le condizioni perché ci possa essere la regia, eventualmente il coordinamento, qualora ci trovassimo, speriamo mai, davanti a situazioni di questo tipo, insomma. Il 2021, cambiamo totalmente il discorso, è l'anno in cui dovrà prendere forma la gestione provinciale dei rifiuti, cioè bisognerà capire come si raccolgono, che sistema, come dire, adottare. Voi attualmente siete con Valpe. Noi siamo con Valpe, sì, adesso stiamo lavorando e l'auspicio qui è che entro quest'anno già si inizino i lavori al miglioramento del nostro ecocentro. Ecocentro che è strategico non solo per Avordo, ma anche per tanti comuni della Conca, e quindi dopo d'Avordo non dimentichiamoci mai che ci sono anche numerose attività, e quindi anche il conferimento da parte delle ditte è importante. E vogliamo migliorare proprio l'efficienza e la sicurezza dell'ecocentro, quindi garantire a chi viene scarichi comodi e soprattutto che non ci siano particolari pericoli. E al discorso rifiuti, come amministrazione ci teniamo particolarmente, tant'è che abbiamo veramente messo in atto e stiamo tuttora mettendo in atto delle politiche, delle azioni per arrivare a scovare i furbetti, la gente che con poco senso civico e in maniera scorretta e maleducata getta i rifiuti nell'ambiente o utilizza i cestini, magari dove ci sono i cestini pubblici, i cestini comunali, per gettare l'immondizia di casa, e quindi creando dopo quel degrado e quel brutto aspetto, quel biglietto da visita negativo per tutti, insomma. Quindi questo è un argomento al quale ci teniamo particolarmente e stiamo veramente mettendo risorse sia economiche che anche di personale per poter arrivare a scovare chi non ha rispetto degli altri. Ecco, spesso contrari del genere nei comuni li fa magari la polizia locale. Come siete messi come organico della polizia locale? Noi abbiamo un problema con la polizia locale perché a fronte di due unità previste nella pianta organica, praticamente da quando c'è la mia amministrazione, sono 2 anni che sono in carica, per pochi mesi abbiamo avuto la pianta organica completa, quindi c'è un unico vigile che sta lavorando veramente alacremente e incessantemente, e con grande professionalità e grande capacità, però per poter controllare il territorio, sia per quanto riguarda rifiuti, sia per quanto riguarda rispetto al codice della strada e per tutte le questioni che ci sono legate alle mansioni della polizia municipale, non possiamo certamente farlo come vorremmo. Ecco. Adesso mi auguro che quanto prima possiamo indire questo concorso, si possa indire questo concorso e arrivare di nuovo ai due vigili, che sono fondamentali, insomma, ecco, perché
Agordo è un paese di 4.000 qualcosa abitanti, però durante la giornata li raddoppiamo, anzi superiamo il raddoppio con la gente che viene a lavorare, quindi c'è, il controllo del territorio è fondamentale. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, quindi non possiamo che ringraziare per la disponibilità il sindaco Chissalè. Ringrazio voi e saluto tutti. Buonasera. Buona serata e buona continuazione.